Pronto? Salve signora, chiamo dall'ufficio amministrativo dell'Hotel Baia delle Sirene. Vorrei parlare con la signora Colonna, per favore. La signora? Colonna Molinari, sì. Beh, Molinari sono io, Colonna è mio marito, mi dica. immagino che lei abbia anche il cognome di suo marito, se le leggi non sono cambiate, no? Non Quindi. ho capito, scusi. No, dico immagino che lei, se le leggi non sono cambiate, abbia anche il cognome di suo marito, Viene aggiunto al mio, ma non è il mio. no? E ho detto la signora Colonna Molinari, li ho detti tutti e due. Mi sembra di essere Vabbè, stato comunque mi corretto. dica, E scusi, signora, lei le chi è? dico che siete andati via dall'albergo dopo la permanenza, che spero sia stata gradevole, senza pagare tutti gli extra. Noi abbiamo chiamato la Travel, che è l'agenzia di Napoli Via Piave, dove avete prenotato, i quali però ci hanno detto che non ne sapevano nulla e che loro vi avevano specificato che la tessera club e le bevande andavano pagate direttamente in loco. Sicuramente ve ne siete dimenticati, non voglio. Guardi, noi alla fine quando siamo andati via abbiamo chiesto, cioè alla fine abbiamo salutato, ci Ci hanno mancherebbe. salutato e basta, cioè voglio dire non è che Insomma. magari dovevamo, noi quando siamo andati lì abbiamo, quando abbiamo salutato e consegnato le chiavi, voglio dire, era sottinteso che bisognava intendere, cioè dobbiamo altro, poi basta così, Sì, cioè il fatto che non abbiano. sottinteso non lo so, magari avete salutato una persona che non sapeva che voi aveste preso degli extra, non bisogna. Assolutamente, ma lei scusi, non è la persona che ne abbiamo salutato No, 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 dall'albergo? signora, io sono, mi chiamo Antonio e chiamo dall'amministrazione. Io non ho, generalmente non ho contatti con i clienti. Ah, lei non ha, ma non sta lì in albergo, scusi. Signora, io lavoro negli uffici amministrativi dell'albergo, non mi occupo né del desk né dei rapporti con i clienti, Sì, mi ma occupo di. l'ufficio amministrativo dell'albergo stava giù, No, perché signora, noi. io sono, faccio parte della consulenza del lavoro, non mi occupo di. Non lavoro dentro all'albergo. Capisce? L'albergo, come tutte le grandi aziende, ha dei commercialisti che si occupano di fare i conti, non lavorano all'interno dell'albergo, abbiamo degli uffici altrove. D'accordo, Ah, signora? ecco, l'altra parte, quindi non si trova lì No, signora, io all'albergo non sono lei, perché noi lì, all'interno. Volesse il ecco, cielo, lì li potesse. abbiamo conosciuto tutti, voglio dire, Volesse il è cielo, potesse anche lavorare una in un posto così telefonata bello. piuttosto strana, perché alla fine si va Signora, lì piuttosto e. strana, lei ha preso a me risulta dai conti Ah, sì, della sua appunto, poi permanenza, mi che dica, lei ha vediamo preso due altro. fette di carne, 14 litri d'acqua, 7 Coca-Cola, 15 litri di vino. Mi sembra che no, non è che il barattolo di Coca-Cola, vabbè, chiaro, uno lo lascia andare, se il cliente si dimentica di pagarlo, non è un problema. Qua siamo a 200 euro di extra, mi sembra. Anche da parte sua, mi perdoni se mi permetto, ma mi sembra anche da parte sua giocare sulla buona fede della persona che lei dice che l'ha salutata, che magari non sapeva che lei avesse preso tutti questi extra. Allora, innanzitutto, tutta quest'acqua che lei mi ha detto, l'acqua non mi risulta proprio perché l'acqua Signora. già era inclusa e No, quindi. signora, l'acqua non è inclusa. Allora, tessera club e bevande, come specificato dal contratto che lei ha firmato Ah, la presso la tessera Travel. club, chi ha detto che non è stata pagata la tessera club? Io qui non ce l'ho pagata. Se lei l'ha pagata, significa che ce l'ha ricevuta e quindi lo No, risolviamo in assolutamente 5 adesso. minuti. Ma scusi, ma secondo lei io adesso mi consegno, cioè io saluto tutti, arrivederci, cioè si consegna le chiavi, era sottinteso che bisognava intendere si deve altro? Anzi no, anzi, la domanda è stata questa, si deve altro? Nulla, già è Sì, tutto signora. pagato. Signora, si deve altro. E quando la persona le ha detto no, lei ha pensato: No, infatti no. che carini, mi hanno regalato la tessera club, due fette di carne, 14 litri d'acqua, 7 Coca-Cole e 15 litri di vino. Cioè, noi Ma due praticamente fette di carne, facciamo. poi da dove sono uscite queste due fette, dicevo, io direi, ah, ma Che forse ne so, siamo signora, scritti a le avrete fatte parte. mangiare ai bambini perché, come da contratto, avevano diritto solo al primo piatto. E quindi, evidentemente, in una permanenza dal 29 di giugno al 5 agosto, gli avete fatto mangiare due cotolette. Mi sembra assolutamente lecito, però vanno pagate. Signora, io non la sto Ma guardi, ma accusando. io. Allora, ascolti, io non la Ah, sto. ma tutto. Ma mi sembra scherzi a parte, Abbia sinceramente. Anzi, io pazienza, credo sì. che questo sia Signora, uno ma lei riconosce di scherzo. aver consumato queste cose o me le sto inventando io? Assolutamente, io l'acqua l'ho Assolutamente sì consumata o no? perché. Assolutamente è un No, avverbio che. tutte queste bibite, cioè 14, ma lei si rende conto della tutta la lista che mi ha fatto? Perciò mi sembra Signora, straniera, perché lei è sta. Eravate. 15 Signora! Coca-Cola, 15 questo, No, quindi non uno ho detto c'è. mai 15 Coca-Cola. Signora, se lei mi stesse ad ascoltare un secondo Cioè. invece Ma di. no, ma più o meno ha detto così, No, ho detto 15 litri 7. di
vino. 15, avete, allora, signora, lei è stata dal 29 luglio al 5 agosto, ha preso una bottiglia d'acqua e una bottiglia di vino a pranzo, una bottiglia d'acqua e una bottiglia di vino a cena, più 7 bottiglie di Coca-Cola. Lei ha non più 15. Non allora. Ho mai detto 15, ho detto 15 litri di vino. Ah, e ecco, 14 litri di vino, sì, poi sono proprio perché scipi, sono un litro a pranzo e un litro a cena. È normale, tutte le famiglie bevono il vino a pranzo e a cena, signora. Che non, è... noi... allora, non la sto chiamando alcolizzata, guardi, se è chiaro. Ma guardi, allora, innanzitutto non era un litro, perché noi la bottiglia che avevamo, è vero che c'è stato preso qualche bottiglia di vino, ma non tutta questa, anche perché quella che avanzava a pranzo andava per cena, per cui voglio dire... Vabbè, due signora, litri io di non vino... ho capito, signora, comunque lei non ha pagato gli extra, li vuole pagare o le mando la lettera dell'avvocato? Abbia pazienza, non ho capito perché con i napoletani bisogna fare sempre così. Ah, ma lei non è italiano? No, io sono italianissimo, signora, sono italianissimo, io sono di Como... Io sono di Como, trasferito qui al lavoro. È un grande razzista. Ecco. No, non sono un razzista. È lei, sì, che, lei che non vuole pagare. Non è lei. No. E noi che siamo abituati. Io non capisco. Lei come si permette, signora, di gli extra li paga o no? Pronto? Volta. Gli extra, signora, deve ma pagare deve gli extra. Lei innanzitutto si deve calmare, deve vedere chi è lei. E lei deve pagare gli extra. È un grandissimo maleducato. Sì, va bene, io sono maleducato e lei è una ladra, perché deve pagare gli extra. Ma lei come si permette? Lei deve pagare gli extra. Deve va bene, signora, le arriverà la lettera dell'avvocato, a risentirla. Attacca lo telefono in faccia. Giuseppe! Sì, è tosta. Mamma, allora Giuseppe, adesso noi la richiamiamo. Sì. E tu dirai che hai trovato sul tuo cellulare il numero della baia delle sirene. Non hai avuto la possibilità di rispondere. No, e dici, se ne accorgio, Fabio, se ne prova, accorgio. Proviamo a chiamare, dai. Va bene, ok. Se tu fai, se tu sei buono, non so. No, io sono buono, ma adesso chiama di me. È vero. Ma lei sta abbastanza arrabbiata, capisci, quindi. Oui. Che è successo? Ciao, Gina, ha chiamato Lupizia e Merte dell'amministrazione dell'hotel Baia delle Sirene. E niente, io allora ho fatto, signora, senti, io sono dell'amministrazione dell'hotel Bar delle Sirene. Ha fatto, ma dove stava? Nell'ufficio, è andata via dall'albergo senza pagare 200 euro di extra. Noi ci siamo rivolti lì all'agenzia, l'agenzia ha detto che loro avevano detto a voi che dovevate pagare la tessera club e in più le... Scusa, ma perché non eravamo pagati fino a queste cose? E dovevamo pagare? Lo dovevamo pagare, se no. Ormai la gente che prima o poi chi si chiamava. La gente comunque ha fatto, signora, ma beh, quanto sarebbe la spesa di 200 euro? Ci hanno trattato. Ha fatto di 200 euro, senza, anzi, che cosa? Le dico subito, lei ha consumato tutte queste bibite, questo, quest'altro. Vabbè, ti è piaciuto che fu ciò a sera a tavola che tu facevi, tu ci avevi in da capi morti, e mo lo devi pagare! Ma io adesso, in questo momento, ho detto questo sarà tutto. Ti è piaciuto da vinazza Marina di Camerode? Moia babà. Un abbraccio. Grazie, ben rientrati dalle vacanze. Un bacio ai bimbi. Il prossimo scherzo tra poco.